it's cracking. I mean, it's not silent, it's not immovable, it's something moving. All'inizio degli anni 2000, ho messo piede su un ghiacciaio per la prima volta. Quest'idea di trasformare la vibrazione, il suono dei ghiacciai in musica è venuta dal fatto che, essendo un scienziato lavorando con dati, ho visto che per comunicare l'urgenza e l'importanza del cambiamento climatico non sufficiente solo dare i dati, parlare alla mente, ma c'è anche bisogno di dare dell'emozione. E per questo la musica è proprio un vettore molto importante. Prima tappa per l'azione è conoscere. Per proteggere delle cose dobbiamo conoscerle e dobbiamo amarle. E la musica aiuta a portare un messaggio che viene da molto lontano, lassù dai ghiacciai, a migliaia di chilometri di qui, portarlo qui in Italia, portarlo attraverso il mondo, perché la musica è universale come il cambiamento climatico. Oggi, nel 2024, a livello globale siamo quasi a 1,5 gradi di riscaldamento globale. Questo riscaldamento è causato dall'attività umana e se continuiamo così andiamo verso un futuro con molti problemi. Ma se agiamo oggi potremmo avere un futuro un po' meglio, un po' meno peggio, ma soprattutto un futuro per vivere insieme in un mondo un po' più giusto per noi e per l'ambiente. Per la comunità scientifica non c'è alcuni dubbi che la causa numero uno e maggiore del cambiamento climatico sia l'attività umana e soprattutto l'emissione di carbone causata dalle energie fossili come il petrolio, il gas e il carbone. Su questo non c'è dubbio. Perché lo sappiamo? Se guardiamo l'evoluzione dell'emissione carbone negli ultimi 150 anni, c'è proprio una relazione 1 a 1 con l'evoluzione della temperatura. E questo è perché più mettiamo carbone nell'atmosfera, più i raggi del sole che vengono, entrano e rimbalzano sulla superficie, rimangono come in una trappa e tutta questi raggi aumentano la temperatura. Cioè fisicamente, chimicamente sappiamo che più carbone si emette, più temperatura rimane. E sappiamo anche, quando analizziamo il carbone dell'atmosfera, che una gran parte è dovuta del carbone che utilizziamo noi umani. Cioè, sia le prove chimiche, sia le prove fisiche, sia i modelli, sia i ragionamenti anche i più semplici, dicono senza dubbi che il riscaldamento climatico è causato dall'attività umana. Il più presto agiamo, il meglio è. Perché l'adattazione agli impatti del cambiamento climatico sarà molto più difficile che l'adattazione ora per cambiare il nostro di vita, per limitare il cambiamento climatico. Se continuiamo così, possiamo avere alla fine del secolo quasi 1 metro di elevazione di livello del mare, nel peggio dei casi. Quello vuol dire che tanti posti, milioni, centinaia di milioni di persone tra il mondo perderanno le loro terre. Le isole di Kiribati sono isole nel mezzo dell'Oceano Pacifico, dove vivono 130.000 persone. Sono isole che sono più o meno tra 1 e 2 metri d'altezza sopra il livello del mare. Alla fine del secolo potranno essere quasi totalmente sommersa e avere inondazione su un giorno ogni 3 giorni. Anche oggi il loro territorio si sta spezzettando sotto l'acqua. Loro stanno perdendo la loro terra, il loro paese, per una causa che non è proprio colpa loro. Loro vedono ai loro piedi l'acqua che viene dai ghiacciai, anche non avendo mai visto questo ghiacciai. C'è speranza. C'è stato l'ultimo rapporto dell'IPCC che
sono tutti dati scientifici concernendo il climato, che mostra che se non avevamo fatto tutte queste ricerche e tutte queste influenze sulla politica, l'emissione oggi e allora le temperature saranno 30% più di oggi. Quello che vuol dire che già oggi stiamo agendo, non è abbastanza, ma è possibile cambiare le cose come si vede. I think what helps me the most and gives me more hope now is meeting people that fight for this, continue to fight for this.